Ci troviamo qui sotto il municipio e incontriamo... Buongiorno, è inutile che dica chi sono. Sono felice e ringrazio il sindaco e il presidente del consiglio di aver voluto dare a questa manifestazione di gemellaggio il dovuto prestigio che merita, perché le città di Ploce e di Metković che stiamo per ricevere, secondo non soltanto la mia opinione, ma costituiscono il futuro dello sviluppo della nostra città e del mare Adriatico. Benissimo, il sindaco vuole dare qualcosa, un contributo? Certamente, in questa cornice della festa patronale è un giorno importante per la ratifica del gemellaggio di queste due città importanti, come diceva giustamente l'amico Remo. Stiamo a una svolta decisiva, perché in effetti non soltanto un gemellaggio storico, culturale, ma soprattutto commerciale, sempre ovviamente alla ricerca di nuovi partner. Oggi mi sembra davvero una giornata importantissima, quindi io ringrazio l'amico Remo e ringrazio anche il Presidente del Consiglio che ha voluto tutto questo. Diamo la parola al Presidente. Buongiorno, ha già detto Remo, nel senso che il futuro delle città, soprattutto le città portuali come Ortona, è certamente guardarsi non nei limiti del proprio confine, ma guardare a quelle città con le quali si possono intraprendere degli scambi, dei rapporti soprattutto commerciali, ma in questo caso sono commerciali e culturali. Molte cose ci legano a entrambe le comunità e quindi è stato geniale, veramente molto intelligente fare i due gemellaggi in un'unica situazione, perché è uno spirito di gemellaggio che va oltre, perché gemellarsi con una città può sembrare quasi una routine. Gemellarsi con due città vuol dire dare un senso a questo gemellaggio. Metković e Ploce hanno un senso di essere gemellate con Ortona e viceversa, in un contesto unito di tutti e tre i centri. Grazie, buona giornata. Io sono Mirjana Volarević, residente a Ortona. Bene, sì, prego. Se ci presenta i componenti. Allora, facciamo per gerarchia. Krešimir Vejić, il sindaco di Ploce. Il signor Grmoja Nikola, vice sindaco di Metković. Okay. Sì. Allora, noi diamo il benvenuto, se può tradurre. Daje vam dobro došlicu. Volevamo sapere, in una battuta sia a lui che all'altro, sì, così sì, facciamo, certo. Così, su questo gemellaggio cosa pensano? Cominciamo come così. Krešimir Vejić, što mislite kao gradonačelnik Ploča, kratko što mislite o ovome bratimljenju? Meni je izuzetno drago, dakle, da je napokon naša dugogodišnja suradnja i komunikacija. Sono particolarmente soddisfatto che finalmente questi lunghi contatti che abbiamo avuto in questi anni abbiano fruttato e abbiano sfociato in questo gemellaggio. Rezultiralo potpisivanjem ovog sporazuma, povezivanjem obala Repubbliche Croazie e Repubbliche Italia. In questo modo, anche per il momento, solo simbolicamente, facciamo questo ponte immaginario tra le due sponde, bellissimo, quella italiana e quella croata. Benissimo, bene. Possiamo andare, grazie. Ho visto... Izuzetna mi je čast, evo, da smo ovdje danas u Ortoni na potpisivanju, znači, bratimljenja s gradom Ortonom. Nadam se da će ova veza između naša dva grada doprinijeti razmjeni iskustava, znači razvoju prijateljstva i uspjehu, znači, oba ova grada. Sono particolarmente onorato di essere qui a Ortona per la firma e la sigillazione di questa amicizia tra le due città, del gemellaggio, e spero che con questo abbiamo appena iniziato un lungo percorso di collaborazione e cooperazione per reciproca benessere, reciproca bene. Soddisfazione. Vuole dire qualcos'altro? Vuole... Dosta. Grazie, questo grazie tante, ben arrivati ad Ortona. Dobro došli u Ortonu. Incontriamo Nino Fezza, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Allora, tu sicuramente sei molto esperto della telecamera, io un po' meno, però ci devi gentilmente spiegare un pochino questo gemellaggio che sta
accadendo qui ad Ortona. Ma questa è una... sì, intanto di telecamera un po' ci capisco, insomma, magari la sto dimenticando, ma un po' ci capisco. Beh, insomma, questo qui è un processo che è iniziato parecchi anni fa e come tutti i gemellaggi richiede i suoi tempi, i tempi giusti. Ed è sicuramente un'ottima cosa quello che stiamo facendo. Perché? Perché avere un rapporto così stretto, così solidale con città che sono al di là della sponda dell'Adriatico è molto importante, sia a livello istituzionale, ma soprattutto importante anche a livello per i potenziali sviluppi economici. Quindi, insomma, ben vengano questi tipi di operazioni. Insomma. Di buon augurio, giusto, per noi ortonesi? Assolutamente sì, assolutamente di buon augurio, perché insomma l'altra sponda dell'Adriatico è un po' il nostro interfaccia. Benissimo, grazie, tanti auguri. Grazie. L'ultima fase, se si sono morti. Tu firmi soltanto. Thank you.
simbolistica je ovaj naš odnos sa budućeg trajeka, to je jedan motiv da svi trajeka pozivanja povedati. Donio sliku našeg slikara, znači porijeklom iz Metkovića, Ive Donelija. Zovu se ta njegova serija Neretvanske iluminacije, znači slovo M kao početno slovo grada Metkovića, stara jezgra grada sa crkom Svetog Ilije i gavran koji simbolizira Svetog Iliju, koji je zaštitnik grada Metkovića. Ecco, il vice sindaco di Metković ha portato un dipinto di un pittore molto noto, di Metković, rappresenta questo dipinto per la parte un po' astratta, mi dicono, non lo so, la parte storica della città di Metković con la chiesa di Sant'Elia, che è il patrono di Metković, e il suo simbolo, il corpo che è il simbolo del santo. I evo ovom prilikom, znači, pozivam kao i kolega Vejić, znači naše prijatelje da dođu ili na dan grada, znači na Svetog Iliju, to je 27. ili na maraton lađa, znači kao naše dragi. Allora, colgo l'occasione per farvi l'invito da parte della città di Metković di essere nostri ospiti a vostra scelta. O per il nostro patrono che è il 27 di luglio, oppure il 15 agosto, dove c'è una importante regata. Ah, è vero, tra Dolce e subota non è il 15, è la seconda domenica di agosto. Secondo sabato di agosto. Sono due città, una è sulla Foce, e Metković è l'ultima città su Neretva navigabile, dove la Neretva è navigabile.